questo posto sembra veramente fichissimo. Dondola tantissimo. Sempre strade sterrate. Quarter of a mile, turn left. Wow. Questo è il nostro bagno. Questa è casa per questa notte. What do you think? It's so cute. Con il fuoco, questa è la parte esterna della casa, ci sono delle sedie da mettere, un tavolino esterno. C'è una torre di osservazione lassù. Dopo andiamo ad esplorarla. C'è anche un generatore d'emergenza, c'è una maca, un campo da volleyball. Qua ci sono gli switch per le luci di notte, la legna per fare del fuoco là dentro. Fichissimo. Ora, dobbiamo capire come entrare. Oh. Wow, che spettacolo! Questa è la vista, candela, stufa. Possiamo fare il caffè? Honey. Perfetto. E la parte di questa è la parte di salotto, mentre il letto è sopra. Wow, bellissima. C'è una finestra. Davvero bellissimo. E ci sono anche un sacco di animali nascosti. Tipo là dietro c'è tipo un cinghiale. Ah, e adesso voglio andare sulla torre d'osservazione. Com'è? Fortissimo. Cioè, guardate, laggiù c'è un procione. Si sentono dei rumori nel bosco, quindi magari c'è davvero qualche animale che gira. Però dondola tantissimo. Durante tutti i viaggi mi avete sempre visto noleggiare macchine pazzesche, case assurde, Airbnb stranissimi. Tutto quanto quello che noleggio, che siano viaggi aerei, macchine, Airbnb, hotel, lo noleggio sempre attivando NordVPN. Che cos'è NordVPN? Se ancora non avete capito che cos'è NordVPN, è un servizio che vi permette di restare protetti e al sicuro da attacchi esterni eventuali che ci possono essere se vi collegate ad una rete wifi pubblica. Magari quella rete è fittizia, non è la vera rete del locale in cui vi state collegando, e viaggiando in giro ci si collega spessissimo al wifi. Quindi per una sicurezza maggiore avere il NordVPN ti può veramente salvare la vita in tante di queste occasioni. Ma al di là di questo offre veramente un sacco di altri vantaggi, tra cui il vantaggio di risparmiare quando prenotate roba all'estero. Per esempio, noleggiando dal sito di Sixt, se noleggi dall'Italia una macchina per gli Stati Uniti, Los Angeles, quello che vuoi, generalmente il prezzo sarà più alto rispetto a noleggiarla da geolocalizzati in America. Per un americano costa un po' meno, mentre noleggiandola da turista i prezzi salgono un pochino. Non sempre, dipende dalle stagioni, a volte di più, a volte di meno, ma questa cosa succede. E può succedere anche con hotel, voli aerei, di tutto e di più. Quindi conviene sempre geolocalizzarvi dal paese in cui state andando. Volete andare negli Stati Uniti? Bene, vi lo geolocalizzate dagli Stati Uniti, dal Canada, ovunque vogliate andare, e fate le prenotazioni da casa vostra comodamente, come avreste fatto ma con la geolocalizzazione. E in questo modo potete risparmiare qualcosina sulle vostre prenotazioni, che sul lungo andare mica male. Nord ha supportato un sacco delle avventure di quest'anno e lo ringrazio veramente, perché senza di loro tutto quello che avete visto probabilmente non sarebbe stato possibile. E ad un altro anno di collaborazioni con loro. Ma ecco, nordvpn.com/Efrem per avere come al solito un mese di prova gratuito, soddisfatti e rimborsati. Quindi se non vi trovate potete tranquillamente farvi rimborsare tutto quanto come nulla fosse, altrimenti potete restare protetti quando viaggiate praticamente al costo di un caffè al mese. Ecco, è veramente pochissimo. Comunque tutti i dettagli al link in descrizione, nordvpn.com/Efrem. Ok, proseguiamo ad esplorare questo Airbnb particolare. C'è un fiume. Don't film this. I'm scared. I don't know if two people should be up here. Forte, c'è tutto il fiume. Questo è lo spazio, questo è l'A-frame. Davvero bellissima. Penso abbiano la fattoria qua dietro e poi si sono costruiti questo spazio Airbnb. Ah, coniglio. Ok, you wanna come down? Can you go down first so you can catch me? But you wanted to build a tree house, no? No. You think you're gonna stay there? No. For the night? You're coming down slowly. Prima di fare cena sfruttiamo tutto quanto, compreso il campo da volley, direi. C'è un arco d'ingresso e poi qua c'è la maca. That's an archery target. Oh, that's right. Ha ha ha!
sta pian piano venendo buio. È ora di cenare. Abbiamo panera e ancora uno dei taco di oggi che Kel si è avanzato. La zuppa cheddar e cioè broccoli di panera è ottima. Questa roba qua, $5, parte il taco. È il momento di accendere queste anche. You think can I? Maybe a smaller one though. Give me your attention, baby. Focherello e ora facciamo gli s'more, comunque marshmallow. Classica roba americana, ma sono in America, no? Ok, il fuoco è partito bene o male. Yes, black, oh, the water's black, 'cause it's black. Thank you for the tea. Black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire. There's no one left to tell. Just take what is given. The doors have been sealed. Just breathe. Buongiorno, caffettino. E poi ci spostiamo da qua. I'll pick you violet flowers. Piove fuori ed devo dire che è molto accogliente con anche con la pioggia. Ora lavoro un pochino, devo sistemare un paio di cose, scaricare un po' di video, poi si riparte. Colonna sonora di Jurassic Park e... bisogna di fare un po' di gas. È ora di pulire la macchina, poi portarla all'autolavaggio e poi riconsegnarla. Ripartito verso New York, o meglio New Jersey. Ho lasciato Kelsey e ora si torna a casa. Ebbene, sì. Sto monticchiando, cioè mi stavo guardando i video, adesso sto organizzando un po' tutte le cartelle. Nel frattempo mi guardo Kal-El. E non c'è, è nel US Open in realtà. Mi sono fatto una doccia, ho fatto la spesa, mi sono mangiato una bella zuppa cucinata a casa. Mi sto riprendendo un attimo dal road trip. Per quanto sia stato comunque abbastanza equilibrato, devo dire. Non è stato stressante come al solito. Il fatto di avere Kelsey con me ha semplificato alcune cose, ha reso tutto più tranquillo. Quindi capisco ora a fine viaggio il ancora di più do valore al viaggiare da solo e quanto sia faticoso in alcuni momenti e quanto comunque non sia semplice viaggiare con altre persone se non sono le persone giuste. Per fortuna con lei mi trovo molto bene, quindi riusciamo a equilibrarci bene. Però ecco, amo mostrarvi anche le robe più tranquille, più naturali. Probabilmente continuerò questo episodio anche nella giornata di domani, metto 2 giorni insieme, così da raccontarvi un po' il... perché ci sono tanti video di viaggi, di avventure, eccetera, ma nessuno racconta mai cosa succede dopo un viaggio e come affrontarlo. Domani, quando mi colpirà questa cosa di cui voglio parlarvi, vi racconterò. Quindi ci vediamo domani mattina. Mi rilasso semplicemente, lavoro ancora. Buongiorno! Mi sono svegliato, ho fatto colazione, ora mi sto guardando un Creator Roundtable di Colin and Samir e nel frattempo sto organizzando ancora tutti i video, mandando, insomma, sono stanco, più che altro mentalmente stanco, cioè non ho voglia di far nulla, proprio calma, piatta, mi sono neanche fatto la barba. Passi una giornata intensa con un sacco di robe da fare, bella piena, poi ti fermi, e in questo caso un intero viaggio, quindi giornate mega piene, al nulla. E può essere spaventoso, anzi lo è sempre, è proprio questa sensazione di stanchezza, ma non capisci neanche esattamente il perché, ed è più una stanchezza emotiva, psicologica,
che fisica, nel senso che la tua mente è stata stimolata per giorni o per un momento ben preciso in maniera intensa e passi da quello al fermarti. Immaginate anche solo quando avevo un pranzo in famiglia, un sabato bello pieno con un sacco di robe che succedevano, poi la domenica tranquilla a casa con i miei, nulla da fare, non, niente scuola, niente lavoro, niente. Ti senti spaventato, prosciugato all'interno, hai questa sensazione di paura e non capisci, dici, cosa... sono tranquillo, sono qua tranquillo. Ecco, non so se succede anche a voi, non so se l'ho spiegata nel modo giusto, ma è proprio il momento di disintossicazione da dopamina creata da tutte le cose che ho fatto durante questa settimana o che sono successe, e ti ritrovi fermo e sei super spaesato. Come cerco di combattere questa cosa? In realtà normalmente facendo altre cose, nel senso non stando fermo. Ma può essere banalmente quando avevo casa a Milano e mio spazio tranquillo, giocare alla PlayStation, guardarmi un film, rilassarmi, per no, creare una zona di comfort che ti faccia sentire tranquillo e al sicuro per un attimo. O può essere anche ributtarsi nel lavoro, organizzare cose, e questo è quello che ho fatto finora, e mi andava di condividerla per normalizzarla, perché ne parlavo con amici di questa cosa ed è normale, succede a tutti. Solo che se non capisci, se non sai perché, si può trasformare in panico che non riesci a comprendere, ti può creare delle situazioni spiacevoli, di ansia, quando è semplicemente il tuo cervello che chiede dopamina perché è stato stimolato tantissimo nei giorni precedenti o in tutto quello che è successo e improvvisamente non c'è più. E quindi la cerchi, ed è per questo motivo che giocare a dei videogiochi, rilassarsi guardando un film, prendersela con calma, stare nella propria comfort zone, e con comfort zone intendo quelle robe che ti danno dopamina. Per me è guardarmi una serie di TV tipo Modern Family, che è comfort, mentre faccio pranzo o cena, sono quei momenti che mi fanno tirare un sospiro di sollievo, mi danno dopamina, mi fanno stare bene, capite, no? Comunque sia, adesso continuo a lavorare e poi tra un po' di ore esco, vado in città e facciamo cena con Andy. Ok, sono pronto. È ora di andare in città. Eccomi in città, ora non mi resta che aspettare Andy che sta arrivando. Sei una bambina, ciao. Oggi Thai Diner, che è un diner Thai, quindi col diner americano mischiato alla cultura thailandese. E hanno un sacco di piatti buoni, ma soprattutto, salve! Sono i più buoni. Questo qui sono cavoli ripieni di limone, ricotta e unghie. 24, quello tipo 28. Questa è l'America. Più la tip. Più la tip.